periodo storico differente a quegli anni che hanno segnato la nostra terra. Anni di piombo, anni dove ci sono state persone come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che hanno pagato con la propria vita quello che è stato un impegno nei confronti di una lotta assolutamente importante che oggi ci sta portando tanti benefici. È chiaro che però ancora questo cancro permane, dobbiamo stare molto attenti, monitorare e soprattutto bisogna lavorare sinergicamente tutti dai cittadini che devono sempre denunciare e contrastare questo fenomeno alle istituzioni che devono essere sempre attente e vigilare affinché questo cancro si possa finalmente debellare.